Nuova seduta il 28 giugno per il Consiglio Comunale di Rimini. Dopo l'ora delle interrogazioni è arrivato il via libera con 27 favorevoli e un solo astenuto alla delibera relativa al percorso di statizzazione dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Giovanni Lettimi. Festeggiamo finalmente la statizzazione dell'Istituto Musicale Lettimi. È un percorso che è stato avviato nel 2001 e che oggi vede il nostro Istituto Musicale Lettimi diventare di fatto un conservatorio statale a tutti gli effetti. La presentazione della domanda di statizzazione è stata fatta nel 2019, è stata accolta recentemente dal MIUR, che ha espresso un parere favorevole a questo proposito, quindi appunto oggi festeggiamo questa avvenuta statizzazione, parere che è stato espresso favorevolmente anche per tutta una serie di caratteristiche che l'Istituto Musicale Lettimi presenta, nonché la sede stessa dell'Istituto Musicale, che si trova appunto ospitato presso il Palazzo degli Agostiniani, in particolar modo Palazzo Lettimi, che è stata giudicata una sede prestigiosa e adatta per ospitare il conservatorio, quindi ci teniamo anche a sottolineare questo aspetto. Attraverso questa statizzazione il Comune di Rimini, che appunto ha sostenuto dal 1825 le spese dell'Istituto Musicale Lettimi, che appunto è un'istituzione culturale prestigiosa e importantissima per la nostra città, è, possiamo dirlo con grande orgoglio, di fatto è un'istituzione universitaria assolutamente autoctona, quindi è veramente l'università della città di Rimini. Come dicevo, dal 1825, quando l'istituto fu istituito, il Comune di Rimini ha sostenuto le spese per quanto riguarda gli stipendi degli insegnanti, eccetera. Da questo momento in poi queste spese passano e diventeranno a carico appunto del MIUR. Resteranno a carico del Comune di Rimini la gestione dell'immobile, quindi abbiamo una concessione di 99 anni del complesso degli Agostiniani per l'Istituto Musicale Lettimi, e ogni anno il Comune di Rimini garantirà un contributo di 105.595 euro annui per coprire le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, quindi le bollette, eccetera. E in fase di finalizzazione c'è anche la fusione tra l'Istituto Musicale Lettimi e il Conservatorio di Cesena, che quindi diventeranno un'unica istituzione pur mantenendo le proprie caratteristiche peculiari, quindi diventeranno, armonizzeranno anche i propri corsi, eccetera, pur mantenendo la propria autonomia. Volevo anche ricordare il fatto che l'Istituto Musicale Lettimi è uno dei pochi in Emilia-Romagna ad essere riconosciuti come istituto di alta formazione. Credo che sia un momento importante per la città di Rimini. Io non sono riminese, sono qui a dirigere questo istituto da un anno e mezzo. Ho diretto per 6 anni il Conservatorio Rossini di Pesaro e credo che questa sia la tappa importante di un percorso iniziato molti anni fa, come ha detto il Vice Sindaco. L'Istituto di Rimini non è il solo a essere statizzato, ce ne sono 20 in tutta Italia. Nella sola Emilia Romagna c'è Modena, Ravenna, Reggio Emilia, in Toscana anche molti, 20 in tutta Italia, e lo Stato ha deciso di farsi carico direttamente di questi istituti. Il tipo di convenzione che viene sottoscritta è uno standard in cui appunto lo Stato si fa carico del 95%, delle spese, che sono quelle del personale, e chiede all'ente locale delle garanzie riguardo alla logistica. Questo è il succo di queste convenzioni. Ripeto, penso che ci sia motivo di festeggiare. Sono stato al Ministero la scorsa settimana, hanno assicurato che se verranno rispettati i tempi della sottoscrizione di queste convenzioni, il decreto ministeriale firmato dovrebbe arrivare entro il mese di luglio.
in modo tale da permettere dal 1 gennaio del 2023 il passaggio anche finanziario di tutta quanta l'operazione. Sono molto contento di poter partecipare, diciamo così, a questo evento cittadino. Io ho soltanto portato il testimone nell'ultimo tratto, nell'ultimo anno e mezzo, e quindi credo che si debbano ringraziare soprattutto i miei predecessori. C'è qui l'ex presidente, la dottoressa Piazzolla, che ha lavorato 6 anni in questo senso. Vorrei ringraziare pubblicamente il mio predecessore, il maestro Alessandro Maffei, che attualmente dirige lo statizzando istituto di Pavia. Quindi grazie. L'importanza della statizzazione, se non fosse chiara, allora innanzitutto è un riconoscimento particolarmente prestigioso, come ricordava il direttore Bramanti, sono 20 in tutta Italia e tanti in Emilia-Romagna, conferma anche del fatto che la nostra regione è particolarmente attenta, sensibile a questi aspetti. Ho motivo anche personale di festeggiare proprio per tutto un lavoro che abbiamo fatto quest'anno, anche relativamente all'attivazione del liceo musicale, che va a completare una filiera di formativa in ambito musicale, che troverebbe la sua, il suo culmine logico proprio nell'iscrizione a un istituto di alta formazione come l'Istituto Alettimi. E poi voglio anche ricordare che la statizzazione è importante perché va a sancire un radicamento definitivo sul nostro territorio dell'Istituto Alettimi, che essendo stato finora collegato direttamente all'amministrazione comunale, diventando di fatto statale, questo ci garantisce veramente il fatto che l'Istituto Musicale Alettimi, insomma, rimanga sul nostro territorio senza condizionamenti rispetto alle amministrazioni, insomma, locali. Quindi ci tenevo a precisare questo, insomma, e spero che tutti quanti ci stringiamo per festeggiare questa notizia che riguarda la nostra città. Io ero presente in questo Consiglio Comunale qualche anno fa abbiamo iniziato, l'iter per la statizzazione. Abbiamo subito ritenuto che fosse una cosa fondamentale, al di là perché si entra in un club, esclusivo, e soprattutto anche per i fondi, la certezza di avere i fondi per portare avanti questo istituto Alettimi, che è fondamentale sia per la materia e soprattutto è fonte di prestigio per la nostra città. Ricordo il testamento anche del conte Andrea Alettimi, che aveva lasciato quindi tutte le sue proprietà al comune di Rimini affinché venisse devoluto, quindi con un testamento modale venisse creato un liceo musicale, quindi anche questo è patrimonio della nostra città. Ecco, mi dispiace soltanto che ancora non siamo riusciti in qualche modo a trovare una degna sistemazione per il Palazzo Alettimi, che in teoria è sempre nell'intento di Andrea Alettimi doveva essere il suo palazzo, quello che doveva ospitare il liceo musicale. Noi adesso troviamo comunque sistemazioni in questa magnifica sede degli Agostiniani, alla quale io sono anche molto legato perché ho frequentato la quarta ginnasio in queste aule. Quindi io penso che la sistemazione che è stata fatta sia una sistemazione proprio che dà l'idea che in città comunque c'è una tradizione musicale, una tradizione culturale, una commistione tra cultura e liceo musicale, poi c'è stato il liceo classico, adesso è tornato il liceo musicale, che sono comunque forme di contaminazioni positive importanti. Ecco, io personalmente sono favorevole, voterò favorevolmente a questa delibera. Spero e auspico che con l'auspicata statizzazione che avremo, si potrà poi parlare seriamente anche della ristrutturazione e della valorizzazione di Palazzo Alettimi. Abbiamo visto che negli anni passati avevamo tentato di fare un ragionamento con l'università che poi non è andato a buon fine, devo dire anche perché giustamente la sovrintendenza dei beni culturali ha opposto il divieto rispetto alla prospettiva di restauro, che era un pochettino
troppo innovativa che era stata prospettata, e che io spero che il Palazzo Lettimi venga, quindi adesso non c'entra niente con questa delibera, ma siccome Lettimi è sempre Lettimi, è comunque quello lì un palazzo comunale, perché quello rimane un palazzo comunale di proprietà comunale, che io spero che in futuro si possa sistemare, si possa dare, magari con i fondi del PNRR, dopo ce lo direte voi, se potremo avere fondi anche di questo tipo, e si possa sistemare in senso filologico e utilizzare come sede per eventi culturali, magari anche all'interno, in collaborazione con lo stesso istituto musicale Lettimi, perché, ripeto, la nostra città non è soltanto spiaggia, non è soltanto mare, non è soltanto turismo balneare, cosa importantissima, però deve essere soprattutto turismo culturale e formazione culturale. La cultura è la base di tutto. Sulla statizzazione siamo d'accordo, no? Lei, con molta onestà intellettuale, ha riconosciuto che anche nel vituperato ventennio, ecco, si fondò, si costituì l'istituto, il liceo musicale Lettimi, no? Con buona pace magari di qualche consigliere che vede tutto nero, che vede tutto nero, che vede tutto nero. Noi non vediamo tutto nero, siamo molto tranquilli, non siamo daltonici, non siamo daltonici, riusciamo a fare la differenza dei colori, riusciamo a fare. In ogni modo, ecco, ci sta a cuore il recupero del Palazzo Lettimi come veramente storia, come memoria della città. Perché effettivamente poi, se adesso arriveremo al Conservatorio Lettimi, che domani gli studenti si pongono anche la domanda chi era questo Lettimi, no, a cui è stato intitolato il Conservatorio. Qui c'è il direttore che ci ha garantito, assicurato che anche nell'ambito di quell'anonima definizione che è il Conservatorio, diciamo, romagnolo, che non è che mi esalti particolarmente, le dico la verità, io sono romagnolo, ma non mi sembra una grande denominazione il Conservatorio Romagnolo, però se c'è una collaborazione tra i due conservatori di Rimini e Cesena, per carità, ben venga questa collaborazione. L'importante è che lo Stato, tra le poche buone cose che fa questo Stato, diciamo la verità, ha pensato di prendersi in carico, ecco, queste scuole musicali che, se a Rimini hanno avuto una storia più, diciamo, positiva, in altri luoghi ha visto parecchi insegnanti di musica che non percepivano lo stipendio, vivevano all'insegna di una precarietà estrema. Quindi, voglio dire, sotto certi aspetti io riconosco che l'amministrazione ha fatto onorevolmente la sua parte. Questo liceo musicale è cresciuto, ha sfornato, per usare tra virgolette questa parola, anche ottimi musicisti, ottimi, veramente bravi musicisti che girano per il mondo a portare il nome anche di Rimini e della formazione musicale avuta a Rimini. Quindi, ecco, continuiamo su questa strada con un carico magari finanziario minore che ci permetterà poi magari di investire in altre cose, sempre nell'ambito culturale, eccetera, eccetera. Io devo dire, ho sentito riferimenti storici importanti e si è detto che si è affezionati anche al Palazzo Lettimi. Io non sono particolarmente affezionato al Palazzo Lettimi, ma sono particolarmente affezionato all'arte e alla musica, quindi direi genealogicamente addirittura, quindi mi rendo per piuttosto bene conto dell'importanza che ha la cultura musicale. Prima si citava un brocardo latino, io mi limito a richiamare la radice greca del termine musica, che richiama in sé le muse, e allora, visto che si è giustamente allargato il raggio al Palazzo Lettimi ed anche all'anfiteatro, diciamo che l'auspicio è che le muse possano essere di ispirazione per questa amministrazione anche su questi altri importanti edifici. Quanto all'istituto, devo dire che le brevi parole che ho sentito oggi dal direttore mi rincuorano e mi fanno ben sperare, perché mi sembra che l'istituto sia affidato a una persona di qualità a cui va anche riconosciuto l'onore di aver dato il giusto merito ai suoi predecessori, cosa non sempre frequentissima.
è un atto che ci trova sostanzialmente tutti d'accordo. Io voglio ringraziare il nostro ospite che ha partecipato, che ci ha spiegato anche in maniera molto coinvolgente quella che è l'importanza di questo istituto, grazie a chi ci ha presentato la delibera. È sicuramente un momento molto importante per questo istituto e per la città, quindi ripeto, è anche un motivo d'onore e di orgoglio per valorizzare ulteriormente una realtà che funziona molto bene e di grande prestigio e di grande rilievo culturale. Grazie. Il Consiglio Comunale ha inoltre approvato con 19 voti favorevoli e 6 astenuti il punto all'ordine del giorno relativo all'individuazione organismi collegiali indispensabili al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente. 19 favorevoli e 8 contrari anche per l'aggiornamento della classificazione delle strade e della conseguente definizione delle fasce di rispetto. Accesa la discussione in merito all'istituzione di una commissione speciale per la revisione generale del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. La minoranza è uscita dall'aula. 18 favorevoli e un astenuto nella votazione. Abbiamo sentito l'esigenza di istituire questa commissione speciale per la modifica del regolamento, in quanto il regolamento del Consiglio Comunale è lo stesso da molti anni, da decenni, e non è stato cambiato se non con modifiche settoriali e molto specifiche negli ultimi anni, quindi necessita di una riforma organica, anche perché contiene insomma anche elementi anacronistici, permettetemi la battuta. Per esempio, il regolamento vieta l'utilizzo del cellulare nella sala del Consiglio Comunale, che se diciamo rispettato sarebbe un adempimento particolarmente gravoso di questi tempi. Quali sono i criteri per la funzionalità della commissione? È stato deciso che questa commissione speciale sarà composta da 10 membri effettivi con diritto di voto, 5 della maggioranza e 5 espressione della minoranza, che adotteranno le proprie decisioni con voto ponderato ai sensi dell'articolo 32 bis del comma 1 del vigente regolamento. Appunto, si prevede la partecipazione anche del presidente e del vicepresidente del Consiglio Comunale senza diritto di voto. Chiaramente alla prima seduta poi si decideranno anche appunto le modalità di elezione del presidente, considerando appunto che la prima seduta di insediamento verrà presieduta dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio Comunale. Nella decisione di istituire questa commissione, chiaramente si è ritenuto che fosse lo strumento più efficace per giungere in tempi celeri alla revisione e all'adeguamento del regolamento. Quindi, chiaramente, dato che c'è un termine massimo, anche se ci auguriamo che insomma questa riforma del regolamento avvenga prima, il termine al massimo con cui devono essere conclusi i lavori della commissione è quello del 31 dicembre 2022, e proprio per la speditezza di questo intervento i consiglieri comunali, in caso di impossibilità a partecipare, possono anche e delegare la loro sostituzione a un membro non solo del proprio gruppo consigliare, ma anche di un altro gruppo consigliare. Proprio perché si voleva dare una rappresentatività e una capacità insomma a tutti i gruppi politici presenti in Consiglio Comunale di poter incidere su questo regolamento, è stato deciso appunto che i membri con gli adempimenti che dicevo prima verranno indicati dai presidenti dei gruppi consigliari. Specifico inoltre che la predetta commissione avrà compiti ed attribuzioni istruttorie, propositive e referenti sulla proposta di revisione, e il testo della proposta licenziato dalla commissione speciale verrà esaminato nella prima commissione consigliare permanente, che verrà appositamente convocata.
dicevo che appunto questa delibera prevede dei criteri di funzionamento, insomma, indispensabili per il buon andamento dei lavori di questa commissione speciale, quindi si fissa un numero legale, insomma, per la adozione delle decisioni e per la riunione appunto delle commissioni, riunioni di cui verrà ridatto apposito verbale a cura del segretario che sarà nominato dai presenti. Quindi appunto abbiamo ritenuto che questa commissione potesse essere il metodo, potesse rappresentare, diciamo, la metodologia migliore per un'esigenza che non è solo della maggioranza o della minoranza, ma è di tutto il funzionamento del Consiglio Comunale, anche che come sappiamo, insomma, è l'organo massimamente rappresentativo dei cittadini, e quindi per adeguarlo anche alla possibilità di dare voce, insomma, alle stanze dei cittadini. E, ripeto, quelle che saranno poi le decisioni più strettamente politiche verranno prese dalla commissione speciale stessa nel suo seno. Stasera andiamo a identificare, insomma, i criteri e le modalità con cui dovrà lavorare, che, come dicevo, sono state oggetto di diverse riunioni della conferenza dei capigruppo. Allora, io e l'assessore abbiamo un'idea diversa di ciò che è una discussione approfondita, e ritengo anche di dover precisare che quando si dice che è stato deciso non significa, giusto per dover di cronaca, che sia stato deciso all'unanimità. Trovo peraltro forzato l'inserimento di un termine che oggi è stato descritto come perentorio, o quasi. Questo giusto come breve reazione all'intervento dell'assessore Bragagni, ma veniamo a noi. Allora, siamo lieti di compiere questo primo passo verso l'iter di modifica del regolamento, di cui se ne avverte certamente la necessità e che è stato più volte caldeggiato, devo dire, in particolare dal mio gruppo e in generale dalla minoranza, in particolar modo una minoranza che ha saputo anche aspettare su richiesta della Presidente e della Presidenza, prima perché ci si era insediati da poco, poi perché mancava il segretario, poi perché la Presidente ha voluto commissionare agli uffici il lavoro su una bozza di questa modifica, almeno questo ho appreso, e devo dire che non ne ho ancora compreso il motivo, visto che è lavoro appunto della Commissione, finché ad un certo punto si è stati convocati in capigruppo per ascoltare quello che era l'iter proposto dalla maggioranza. Chiedo scusa, dalla Presidenza, lapsus freudiano. Un iter, quello proposto, che non ha mai contemplato il percorso che appariva e appare più naturale, cioè quello della prima commissione, dal sottoscritto sempre individuato come sede deputata a ciò, e non è solo il sottoscritto ovviamente, ma c'è il sostegno della legge stessa, preciserei, quantomeno nella sua ratio. Perché non è che chi ha scritto lo statuto e ha avuto un colpo di testa nell'affidare alla minoranza la presidenza della prima e della seconda commissione. Evidentemente c'erano delle ragioni, ma su questo ci torno. Ad ogni modo, nel miglior spirito collaborativo si è evitato di abbarbicarsi su questa preferenza della prima commissione, aprendosi ai desiderata della Presidenza, e che suggeriva, per usare un eufemismo, appunto la strada della commissione speciale. Un'ipotesi cui, come detto e ribadito in capigruppo, ne saranno testimoni i capigruppo colleghi, si voterebbe a favore e si voterà a favore oggi stesso, a condizione che si rispetti quella che è la ratio legis, e cioè che si mantenga l'ossatura istituzionale e democratica prevista dallo statuto, e mi riferisco ovviamente al fatto che la presidenza di questa commissione speciale dovrà essere appannaggio della minoranza. E ciò non solo perché la prima
è non a caso presieduta dalla minoranza per statuto, per previsione statutaria appunto, e non per concessione o per accordo politico, per riprendere le parole dell'assessore Bragagni, ma anche perché se ciò è previsto è proprio per garantire i diritti della minoranza rispetto ad un atto tanto importante quale quello regolamentare. Tenuto conto poi che anche in questa commissione la maggioranza manterrà la maggioranza, se mi perdonate il gioco di parole, grazie al voto ponderato, che peraltro io non, mi chiedo anche se sia, non dico legittimo perché senz'altro lo sarà, ma se sia opportuno, in particolare in una commissione come questa che ha da modificare il regolamento, e non sia invece più opportuno mantenere un voto per teste come giustamente avviene in Capigruppo. Ebbene, sulla mia richiesta di presidenza alla minoranza non si è avuta una risposta definitiva della maggioranza, né nel senso di negarla la presidenza alla minoranza, e ve lo riconosco, ma né d'altra parte nel senso di concedercela, uso non a caso questo termine. Allora noi, io, non vogliamo fare un processo, non vogliamo fare un processo alle intenzioni, ma devo dire che io ho la necessità di capire oggi, visto che non c'è stato possibile farlo prima, di capire che cosa intendano fare i capigruppo di maggioranza, e non me ne vorranno Tonti e Pasini, ma in particolare il capogruppo Bellucci e Petrucci, perché, io ho sempre tenuto una posizione molto chiara in capogruppo rispetto a questo, e quindi oggi chiedo che i capigruppo manifestino la loro disponibilità assumendosi l'impegno, se vorranno evidentemente, non ho potere di costrizione, assumendosi l'impegno a voler indicare un componente della minoranza, chiunque esso sia, per la presidenza di questa commissione. Diversamente, anche volendo, non potremmo che ritenere che la vostra volontà sarà quella di sovvertire la naturale composizione garantista prevista almeno implicitamente dallo statuto, anche in ipotesi di commissione speciale, e nel caso saremo costretti ad agire di conseguenza a partire da questa stessa seduta. Consigliere Dessio, non ho capito se parli a titolo personale del tuo gruppo o parli per tutta la minoranza, innanzitutto del tuo gruppo, ok, perché chiaramente abbiamo firmato proprio adesso tutti quanti un verbale riguardo a questa roadmap da seguire con l'istituzione della commissione speciale. All'interno di questa roadmap, io penso che chiaramente siamo in politica, ognuno cerca di tirare un po' l'acqua al proprio mulino, giustamente, come sta facendo lei, nel richiamare lo statuto alla prima commissione, nel richiamare nello statuto la presidenza della prima commissione. Però è giusto che, come abbiamo deciso nella conferenza dei capigruppo, decidiamo di questi aspetti riguardo alla presidenza, alla vicepresidenza di questa commissione speciale all'interno della commissione speciale preposta, e francamente io penso che dovremmo valutarla tenendo in considerazione tantissimi aspetti, e francamente non mi piace il discorso che viene fatto della serie: o ci date la presidenza stasera o altrimenti noi già da stasera agiremo di conseguenza. Ripeto, quindi la Lega agirà di conseguenza e non tutta la minoranza. Quindi io vorrei capire, anche al di là del mio collega Petrucci che è seduto qui di fianco a me, quali sono le linee che intendono perseguire gli altri capigruppo di minoranza, in maniera tale che così capiamo un attimo che percorso fare insieme. È vero che abbiamo appena firmato i verbali. Lei sicuramente col suo gruppo si sarà confrontato e avrà raccontato, così come avrà fatto il consigliere Petrucci e gli altri consiglieri capogruppo. Venerdì c'era da inviare la convocazione di questa delibera per poterla avere inserita nel Consiglio Comunale odierno.
La Presidente sa che c'è stato un lungo scambio di telefonate prima di mezzogiorno per poter avere l'inserimento di questa proposta di delibera all'interno dell'ordine dei lavori di questo Consiglio Comunale. La Presidente sa che io mi sono impegnata cercando di trovare la quadra insieme a lei per portare questa delibera in Consiglio, ma perché? Fondamentalmente perché sento parlare di cambio del regolamento di questo Consiglio, è vero, molti consiglieri sono alla prima esperienza, quindi sono passati pochi mesi e qualcuno può dire vabbè, anche se la cambiamo fra sei mesi cosa ci cambia? In realtà si parla del cambio di questo regolamento benedetto o maledetto, non lo so, scegliete voi, da molti anni, perché le precedenti amministrazioni non si trovavano bene. Io parlo da ex esperienza in giunta, non era un buon regolamento neanche per la giunta, neanche per la maggioranza, e non lo è attualmente, che vivo i panni del consigliere della consigliera di minoranza, quindi oggettivamente sotto gli occhi di tutti che questo regolamento va cambiato. Quindi per me la priorità era raggiungere il risultato di riuscire a portare in tempo utile questa sera in Consiglio Comunale una proposta di delibera che ricalcava in quello che è l'oggetto della proposta tutto quello che si è detto in forse 2-3 addirittura capogruppo, molto lunghe tra l'altro, come lei sa. Quindi quello che ci si è detto in capogruppo rimane quello che a verbale è stato detto. È anche vero che da gentiluomini, da gentildonne si fa politica, per chi è abituato a fare politica si stringono degli accordi, delle alleanze e si cerca di fare in modo che la politica proprio prevalga anche sugli interessi di partito, del gruppo, ma si vuole qui cercare davvero di fare il bene comune. Quindi avere una commissione che tecnicamente lavori. Rimane in sospeso ancora il discorso del gettone di presenza che gli uffici, è descritto nella proposta di delibera, quindi gli uffici sono stati anche molto onesti con noi capigruppo nel non darci risposte che ancora evidentemente non hanno. Abbiamo scritto bene o male tutto in quella proposta di delibera, però è anche vero che un conto è la tecnica, un conto è la politica. La parte politica si è accordata su quella che è stata una proposta iniziale del consigliere Angelini di avere due membri senza diritto di voto nella commissione speciale che saranno la presidente del consiglio comunale e il vicepresidente Nicola Marcello, ribaltando un po' i ruoli, presidente il vicepresidente del consiglio comunale e vicepresidente la Presidente Corazzi. Quindi questo è quello che si è detto per arrivare ad avere oggi questa proposta di delibera per poterla votare. Quindi quello che è scritto, ovviamente non ci può essere scritto un accordo che fa parte della politica, però qui siamo in trasparenza e in verità a dirci quello che è stato un accordo, e mi piaceva socializzarlo e ribadirlo che è stata anche una condizione per arrivare questa sera a poter proporre la delibera. La storia e la ragione ci dicono che la modifica dello statuto, l'ultima è avvenuta mi sembra nel 99, adesso non so esattamente, è stata effettuata dalla prima commissione, nell'ambito della prima commissione consigliare che ha insediato una subcommissione consigliare. Perché dico questo? Perché la commissione deputata alla stesura dei regolamenti e quindi delle modifiche al regolamento, come in questo caso, è riconosciuta alla prima commissione consiliare affari generali, chiamata affari generali e istituzionali. Allora, nella conferenza del capigruppo, la prima cosa che ci ha posto la Presidente poi è stata: non possiamo affrontare il discorso della revisione del regolamento perché abbiamo bisogno di uno strumento agile e quindi non numeroso, che esprima il meglio di quelle che possono essere le competenze,
visto che si tratta di affrontare l'articolato di un regolamento del Consiglio Comunale, e quindi subito si è pensato allo strumento di una commissione speciale. Allora, la commissione speciale quindi è uno strumento nuovo per la revisione del regolamento, non è quella commissione che fu insediata nel 2000 per l'aggiornamento allora del regolamento, che avvenne tramite una subcommissione della prima commissione. Perché dico questo? Perché, ripeto e sottolineo, la revisione dei regolamenti per statuto spetta e per regolamento alla prima commissione consiliare. Questo è un dato di fatto e su questo politicamente bisogna convenire. Se poi dopo il Consiglio conviene su uno strumento che ritiene più adeguato per affrontare i lavori di modifica del regolamento, allora si può attivare anche il meccanismo della commissione speciale. Però subito qui allora bisogna mettersi d'accordo, o meglio, bisogna riconoscere le ragioni politiche. Perché se era previsto che fosse la prima commissione a modificare il regolamento, e quindi quella prima commissione era presieduta dal presidente della minoranza, ecco, con la commissione speciale non si può stravolgere tutto. Allora, noi sappiamo benissimo che nella commissione speciale, cioè la commissione speciale cambia denominazione come tale, sappiamo benissimo che nell'ambito della commissione speciale quello che conta è il voto ponderato, che garantisce comunque la maggioranza consigliare. Però quello che voglio dire con molta ragionevolezza è che la maggioranza consigliare non può sentirsi garantita da tutte le parti, e cioè non si può sentire garantita con il voto ponderato, perché alla fine avrà ragione su ogni modifica dell'articolato, e non potrà neanche però pretendere di avere il presidente della prima commissione come fatto politico. Allora, questa è una sorta di mediazione, è una sorta di mediazione e di condivisione, e io dico sinceramente, non c'è peggior modo di partire per una revisione del regolamento se non si ritrova la piattaforma di una condivisione almeno strumentale sul metodo di lavoro. Io ho sostenuto fino all'inverosimile che il presidente della commissione, in quanto sulla base del regolamentare, doveva essere riconosciuto nella figura del presidente dell'attuale prima commissione consigliare. L'ho detto per due riunioni, Allora, la maggioranza invece ha introdotto due figure, la figura del presidente consigliare e del vicepresidente consigliare, da integrare con i 10 nominativi da eleggere come componenti effettivi di questa commissione speciale, i quali unici avrebbero il diritto di voto, mentre la figura del presidente e del vicepresidente avrebbe solo, diciamo, una considerazione per quanto riguarda la presidenza dei lavori, la presidenza e vicepresidenza dei lavori, senza diritto di voto. Allora, sotto questo aspetto, per quanto riguarda queste figure, io ripeto quello che ho detto in commissione consigliare: il presidente e il vicepresidente del consiglio possono, ai sensi del regolamento e dello statuto, partecipare a tutte le commissioni consigliari, ai lavori di tutte le commissioni consigliari, possono prendere la parola ovunque, però non possono né presiedere le commissioni né votare in quelle commissioni. Quindi, ecco, ripeto, non possono presiedere quelle commissioni né votare in quelle commissioni. Allora, il collega Desio, si è dimostrato molto più disponibile per quanto riguarda la presidenza e la vicepresidenza della commissione, estendendo questa possibilità anche al presidente e al vicepresidente. Mentre io ritengo che da un punto di vista proprio di buonsenso, di fondamento statutario, e doveva essere il presidente della prima commissione. Chiaramente però qui adesso non vogliamo fare barricate, lo dico sinceramente, io sono una persona di buon senso, anche se sono molto intransigente sul fatto politico.
La base normativa della delibera di questa sera, al punto 4 dell'ordine del giorno, vedo che, lo dico anche al segretario comunale, cioè è chiaramente lacunosa, perché cita delle disposizioni del TUEL, testo unico sugli enti locali, che sono disposizioni di legge, cita ben tre disposizioni del TUEL, poi passa direttamente all'articolo 11 bis e al regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, omettendo completamente, e qui non si comprende, lo statuto. Cioè, nella base normativa non è citato lo statuto del Consiglio Comunale, laddove invece lo statuto, come voi ben sapete, è sostanzialmente la nostra Costituzione. Perché lo statuto, all'articolo 12, praticamente cos'è che dice? Dice: voi potete fare tutte le commissioni consiliari che ritenete, però sono due le commissioni consiliari che ci devono essere per forza. Dice: il numero di commissioni consiliari permanenti relative e competenze sono stabiliti dal regolamento. Va bene? In ogni caso, quindi per forza, sono istituite la Commissione Affari Generali Istituzionali e la Commissione di Controllo e Garanzia. Quindi tutte le altre possono essere 10, 20, noi ne abbiamo 5, però due ci devono essere per forza, che sono la 1 e la 2 sostanzialmente. E il vicepresidente e il presidente, il vicepresidente di queste commissioni sono eletti su designazione dei gruppi di consiglieri di minoranza. Quindi che cosa si desume dal nostro statuto? Che è un atto normativo rafforzato che ha prevalenza rispetto a tutti gli atti normativi secondari che emette l'ente. Questo, no? Non ci può essere un atto normativo contrario direttamente o indirettamente allo statuto, laddove indirettamente, Presidente, si deve intendere anche lo spirito dello statuto, perché lo statuto dice chiaramente che gli affari istituzionali, cioè la revisione quindi del regolamento o dello stesso statuto, sono di competenza della prima commissione, che a sua volta è rappresentata e il cui presidente è eletto su designazione della minoranza. Il che vuol dire che se noi andiamo a mettere mano al regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, legittimamente facendo o una subcommissione della prima o una commissione speciale, dato che, atteso che la competenza è una competenza di prima commissione affari generali istituzionali, non mi vorrete dire che non è competenza, non è, diciamo, il regolamento non appartiene agli affari generali istituzionali, ecco, di conseguenza, per rispettare i principi dello statuto che hanno valore di atto normativo principale, bisogna necessariamente affidare la presidenza a un membro della minoranza. Ma perché questo? Ma perché la maggioranza già si garantisce con i numeri. A mio avviso stiamo partendo malissimo, malissimo. Il regolamento, per come me lo immagino io, insomma, l'approvazione di questo nuovo regolamento dovrà passare all'unanimità. Io parto da questo presupposto, perché il regolamento del Consiglio Comunale non è un documento politico, ma è un documento che regolamenterà la vita e l'attività di tutti e 32 i consiglieri di questa legislatura e di tutte le legislature future, qualsiasi sia il colore. Ed è per questo che sul tema del regolamento non va assolutamente fatto un ragionamento politico, d'accordo? Questo è un documento che dovrà vedere in tutti i suoi punti una condivisione totale di tutta questa assemblea, e da questo presupposto bisogna partire. E quando poi dopo andremo a ragionare su quali punti andare a modificare e come modificarli, cosa che è necessaria, perché la proposta è partita dalla Lega, dalla minoranza, ma ha ricevuto la condivisione immediata anche dalla maggioranza, perché su questo regolamento delle modifiche vanno fatte, perché effettivamente continuiamo a riscontrare nella nostra attività delle criticità, probabilmente derivanti da situazioni non più attuali, d'accordo? Ecco, quando noi andremo a decidere cosa modificare, cosa togliere e cosa inserire, non troveremo mai una condivisione. Ne sono certo,
totale quantomeno, ma è normale, pacifico. Sarà andare a avere, saranno trattative politiche, perché questa è la base della democrazia. Ma non siamo riusciti a farle, queste trattative, neanche sulla delibera per andare a costituire questa commissione. Io trovo il presentare questa delibera stasera senza avere la certezza di non avere un accordo unanime di un'immaturità politica incredibile. Andiamo a creare una commissione ad hoc per andare a redigere il nuovo regolamento comunale, ma questa era a tutti gli effetti una materia di competenza della prima commissione, ma era la materia della prima commissione, probabilmente è l'argomento madre, d'accordo, della prima commissione. Poi, dopodiché, io condivido le ragioni per cui tecniche, per cui si decide, d'accordo, di creare una commissione DOC, perché ne comprendo i benefici dal punto di vista operativo. Però voi ci chiedete in questa fase, perché poi è la carta che canta, d'accordo, ci chiedete di creare questo nuovo organismo scegliendo di cedere l'unica garanzia che noi abbiamo sulla carta, l'unica che ci rimane. In tutto quello che ho capito in queste riunioni era proprio il fatto che l'importanza per cui questa presidenza, la presidenza di questa commissione speciale resti in capo alla minoranza, e una delle frasi che mi è piaciuta di più è stata quella del consigliere Spina, che ha detto che la democrazia si misura per come viene tutelata appunto la minoranza, perché la maggioranza va da sé. Quindi io sono estremamente allineato con tutto quello che è stato detto dai miei colleghi di minoranza, e mi piacerebbe uscire da questo consiglio appunto con un'altra cosa che mi è piaciuta ed è stata detta da Zoccaratto, che riguarda l'unanimità con cui dovremmo uscire e prendere questa decisione. Mi sono sentito di proporre a un certo punto della capigruppo di invertire gli eventuali ruoli del presidente e del vicepresidente, proprio perché mi sembrava il giusto compromesso, se non se ne riusciva a venire a capo, per mettere d'accordo tutti, quindi avere come presidente Marcello per la minoranza e come vicepresidente Giulia per la maggioranza. Prima di tutto ci tengo a sottolineare che questo è il mio secondo mandato, sesto anno in Consiglio Comunale, l'ho detto anche in Capigruppo, quindi per alcuni sarò ripetitivo. Dopo pochi mesi ho capito che questo regolamento, che è tuttora in vigore, che tuttora stiamo utilizzando da più di un ventennio, va modificato, perché di fatto è macchinoso per la minoranza, per la maggioranza, per lo svolgimento dei consigli comunali, per le attività consigliari, per le commissioni, per l'attività amministrativa. Cioè qua bisogna metterci mano a tutela di tutti. Perché giustamente la minoranza dice il regolamento deve tutelare la minoranza, dico che il regolamento deve tutelare tutti i consiglieri comunali giustamente e democraticamente eletti, e su questo non ci deve essere un'ombra di dubbio, come deve essere secondo me prioritario il fatto che il consiglio comunale attraverso i temi riesca a contribuire al dibattito amministrativo e politico, permettendo appunto attraverso un regolamento ben fatto lo svolgimento dei lavori consigliari. Senza nota polemica, perché ho visto che comunque i toni sono rimasti molto contenuti, quindi ci mancherebbe altro, e questo l'ho anche apprezzato, però devo dire questo rispetto a quello che ci diciamo nella capigruppo: ogni volta poi mi sembra di dover fare un passo indietro, ma non lo dico in maniera polemica, perché ogni volta mi sembra che poi vengano cambiate le argomentazioni, poi rimangono le argomentazioni le stesse, ma poi vengono cambiati i pareri. Questo, vi dico la verità, stasera mi ha creato un po' di confusione, ma spesso mi crea confusione, perché poi nei verbali che poi andiamo a firmare spesso poi le cose che vengono poi riprodotte in aula sono diverse, e stasera ho avuto anche questa percezione. Per quanto riguarda l'istituzione della commissione speciale, io sono pienamente d'accordo, ma lo dico sinceramente, avete chiesto a più riprese che venga formalizzato al microfono quello che venga tutto registrato e formalizzato al microfono. Io dico chiaramente, sono d'accordo sull'istituzione di questa commissione speciale, perché per me, oltre a essere un organismo, un organo che
rimane più limitato rispetto a una prima commissione, è un organo che può essere più agile, ma non agile nel senso più sbrigativo, non quello, ci mancherebbe altro, non possiamo essere sbrigativi nell'andare a rifare un regolamento intero, bisogna essere lungimiranti, efficienti e produttivi, ma non sbrigativi. È per questo che secondo me questa commissione speciale è ideale per trattare un argomento così fondante per questo consesso. Quindi per me è un organismo adatto, mentre è per questo che, ma non per delegittimare la prima commissione, la presidenza della prima commissione, la vicepresidenza della prima commissione, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe. È perché secondo me è un argomento che merita un contenitore a parte. E dico tranquillamente al microfono, senza essere ambiguo, che la proposta che ho fatto nella conferenza dei capigruppo è la riproposizione alla presidenza e alla vicepresidenza di questa commissione speciale della presidenza e della vicepresidenza che abbiamo in consiglio comunale, perché le ritengo due figure di assoluta garanzia. La presidente Giulia Corazzi, ma anche Marcello Nicola, non solo per le capacità politiche, ma anche per le qualità umane che ha. Quindi per me questo è fondamentale, la riproposizione di queste due figure di garanzia. Per tutto il resto, come, e qui sposo quello che ha detto il consigliere Bellucci, per tutto il resto ci confronteremo nell'apposita commissione che costituiremo questa sera. Poi dico anche una cosa, voi dite che la maggioranza si tutela coi numeri. Attenzione, perché la forza dei numeri deve essere supportata dai temi e dalle argomentazioni. Come la minoranza, è vero, può non avere i numeri, ma se la minoranza sa fare la minoranza, è un dare un avere, come ha detto il consigliere Zoccarato. Ho preso atto che i capigruppo che abbiamo in questo consiglio non sono seri perché non mantengono gli impegni e sono dispiaciuto, ma anche fatto che la minoranza deve imparare a fare la minoranza, quindi imparate. Ma stiamo togliendo, a parte che arrampicarsi sugli specchi per fare la differenza fra una commissione speciale e togliere il diritto alla funzionalità della prima commissione, che viene decisa non per grazia ricevuta e neanche per accordi politici, mi rende veramente dispiaciuto. C'è un percorso che deve essere a tutela del consigliere comunale, che sia della maggioranza e sia minoranza, che questo regolamento non tutela. L'ho detto il primo giorno che ho partecipato a questo consiglio comunale, sono stato il primo che l'ha sollevato, non c'ero prima, ma in questo mandato l'ho detto subito, perché impedisce a un consigliere di avere per tempo le risposte per poter esprimere il proprio pensiero sugli argomenti che vengono trattati. Confido che vogliate, nel tempo che vi resta, dare una risposta chiara a una domanda chiara che vi è stata posta, che una risposta che in realtà avevate già dato alla consigliera Lisi, e una risposta che in maniera assurda sta assumendo i contorni di un favore che noi staremmo ricevendo. Non è così, e lo dico prima che vi esprimiate definitivamente, io non lo vedo come una concessione che ci fate, sia ben chiaro. Non verrò meno al mio ruolo politico, evidentemente, non verrò meno in commissione al mio ruolo politico, sia per l'importanza del ruolo, sia per il mandato degli elettori, ma, ripeto, sono pronto a subire, sono pronto a lottare, qui e in altre sedi, ma non a farmi prendere in giro e a valorare questa vessazione con la mia presenza e il mio voto. Quindi fate ciò che vi pare, perché tanto avete il potere di fare ciò che vi pare, e questo vi fa ritenere che abbiate anche il diritto di fare ciò che vi pare, e non è così, non è così. Ripeto, fate ciò che vi pare, certamente mi risuonano profetiche le parole del mio primo intervento quando richiamai Pasolini, quando denunciava che ormai siamo al fascismo degli antifascisti, perché il vostro comportamento, non solo rispetto a questa delibera, perché questa è una goccia,
al vostro comportamento va esattamente in questa direzione. E il fatto che voi adesso eventualmente vi apriate alla possibilità, non alla possibilità, all'impegno di riconoscere la presidenza, e comunque non toglie nulla a tutto ciò che è stato detto per quanto mi riguarda. Quindi, in attesa di una vostra risposta, a seconda della vostra risposta, attenderò eventuali altri interventi della minoranza, e se non avrò la risposta, se non avremo la risposta che abbiamo richiesto, ripeto con orgoglio che saremo pronti ad abbandonare l'aula agendo di conseguenza, assumendocene non noi la responsabilità, ma voi la responsabilità. Noi ci assumiamo la responsabilità ogni volta che veniamo in consiglio comunale come voi. Cioè, noi siamo aperti alle battaglie sui contenuti e non si deve sentire umiliato né lei, né il consigliere Ceccarelli, né nessun altro. Io francamente torno a ribadire la posizione del mio gruppo, la posizione che abbiamo anche in maggioranza, è che noi vogliamo parlarne all'interno della commissione speciale. Non solo, io di mio, da capogruppo della lista Jamil, dico che sono alla ricerca di figure super partes, e io francamente mi sento rappresentato sia dalla Giulia Corazzi sia dal consigliere Nicola Marcello all'interno di questa futura commissione speciale, e francamente rabbrividisco nel momento in cui io, come tutti i miei colleghi, ci sentiamo dare velatamente dei fascisti perché non vi accontentiamo di costruite un percorso incapacitante, che non va da nessuna parte, che non procede, però pur di non avere neanche il buon gusto, il buon senso di trovare una condivisione politica, preferite non fare niente. Va bene, non fate niente, metti qua di là. Però non potete pretendere, no, che la vostra arroganza sia condivisa da noi della minoranza. Ecco. Questo è il minimo. Quindi noi, Presidente, non ci resta che abbandonare il Consiglio, lasciare a questa maggioranza, no, di fare tutto quel che crede, perché tanto senza la minoranza non va da nessuna parte comunque, perché questa sera senza la minoranza voi non insediate niente, non insediate niente. Voi non avete rappresentanti della minoranza per decidere alcunché. Quindi, come noi, andate a casa senza avere portato a casa nulla. Ho sentito un po' in giro consigli comunali importanti da Milano, Bologna, Pescara e qualche comune, diciamo, pugliese. Beh, non mi sembra, diciamo, che le commissioni speciali sono state istituite rarissimamente in qualche posto, ma in per evenienze veramente molto gravi, diciamo, non so, il terremoto, che spero, diciamo, che non sia mai un evento di questa città. Ma voi avete, state facendo una commissione speciale, ovvio, cioè, non sto a ripetere quello che hanno detto i miei colleghi, ma che ho sempre detto anche dall'inizio, praticamente esautorando completamente la prima commissione. Allora, anche quando si fa il PUG, esautoriamo la terza commissione e se ne insiedi un'altra fondamentalmente. Quindi al bisogno possiamo nominare tutte le commissioni speciali che vogliamo secondo questo principio, anche per decidere, non so, magari la stagione estiva, insomma, la programmazione di certe cose. Quindi mi sembra veramente un atto grave. Una cosa che faccio fatica a comprendere sono le minacce, però in politica possiamo, sono minacce di carattere politico, va bene. E quello che ci tengo a precisare è che questa delibera, che a questo punto mi sembra di capire che voi non voterete questa sera, noi voteremo questa sera, è di carattere tecnico, dove viene specificato che quando la commissione si riunirà per la prima volta verranno decise presidenza e vicepresidenza. Possiamo fare in modo che da qui a quando si riunisce questa commissione ci confrontiamo e vediamo se riusciamo a trovare una convergenza. Vedo che al massimo vengono fatte delle concessioni o si parla di minacce. Non è minacce, è rispetto dei rapporti istituzionali. Sono dispiaciuto per il livello, insomma, che abbiamo avuto in questa discussione, dove sono stati citati il fascismo, compressione della democrazia e atti contro la Carta Costituzionale. Io credo che questa
commissione, la scelta di questa commissione sia giusta perché oltretutto garantisce i diritti dell'opposizione che secondo me non vengono compressi. Non c'è nessuna critica all'operato della prima commissione, che in cui io per le delibere afferenti alle mie deleghe ho partecipato diverse volte. I lavori della prima commissione si sono svolti sempre nella maniera ottimale, però esiste, visto che spesso insomma diversi protagonisti di questa maratona oratoria dell'opposizione l'hanno citato, esiste uno statuto che, ripeto, è stato più volte citato. Lo statuto è già stato ricordato nella delibera, perché nella delibera si cita già l'articolo 11 bis dello statuto del Comune di Rimini, che al comma 2 precisa: il Consiglio Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, può istituire nel proprio seno commissioni speciali con compiti ed attribuzioni consultive, propositive, referenti e istruttorie su questioni particolari. Mentre invece l'articolo 12, sempre dello Statuto del Comune di Rimini, prescrive al comma 1 che le commissioni consiliari permanenti, con le modalità stabilite dal regolamento, svolgono funzioni consultive. Quindi nel momento in cui si addiviene a una riforma ambiziosa, la commissione speciale, e l'ho detto anche all'inizio di questo dibattito quando ho illustrato la delibera, è sicuramente la modalità migliore, e lo statuto lo conferma. Del resto, mi permetto di dirlo anche con una breve digressione, visto che si cita qualche consigliere intervenuto ha citato la Carta Costituzionale, quando sono state promosse le modifiche anche molto ambiziose, come ambiziosa questa della Carta Costituzionale, negli anni 80 e 90 venivano fissate delle commissioni bicamerali, che potremmo definire speciali, che sono state presiedute dal senatore Bozzi del Partito Liberale, che era esponente di maggioranza, e l'opposizione ha sempre partecipato ai lavori. La commissione De Mita, che era un esponente autorevole della maggioranza di governo, e l'opposizione ha sempre partecipato ai lavori. La commissione bicamerale D'Alema, che sicuramente era un esponente della maggioranza molto autorevole, e l'opposizione ha sempre partecipato ai lavori. Quindi io contesto che ci sia un diritto naturale, come è stato detto, un diritto costituito dell'opposizione ad ottenere la presidenza di questa commissione speciale, posto che non gli è stata espressamente negata. Anche entrando nel merito dal punto di vista giuridico, io non credo che la commissione prima commissione consiliare permanente sia più garantista nei confronti dell'opposizione, perché in questa commissione speciale, che stasera purtroppo senza l'opposizione andrete ad approvare, parla di 5 esponenti della maggioranza e 5 esponenti della minoranza, mentre invece la prima commissione consiliare di cui si fa riferimento prevede 9 esponenti della maggioranza e 6 della minoranza, sempre premesso che c'è il voto ponderato. La delibera è di carattere tecnico, non ci sono riferimenti politici. Se loro ci vogliono vedere dei riferimenti politici è un'intuizione loro, ma è tutta loro, perché non ci sono. Si costituisce questa commissione, che già nella sua prima seduta dovrà vedere l'elezione di un vicepresidente e di un presidente. Ok? Loro cosa pretendono? Che in aula qui facciamo un giuramento sui ruoli e sui nomi? Ma da quando? Però, e questo lo ripeto, possiamo utilizzare il tempo che c'è da oggi all'istituzione e alla riunione, alla convocazione di questa commissione, per trovare un accordo politico. Questa è una commissione che deve riguardare i lavori del Consiglio, per cui mi sembra più che naturale che la Presidenza e la Vicepresidenza del Consiglio siano le figure più adatte a regolare i lavori di questa commissione. D'altra parte siete voi che dovrete far applicare il regolamento, e quindi mi sembra anche la decisione più naturale, devo dire la verità. Ho sentito opposizioni riguardo a una commissione più debole rispetto a una commissione, alla commissione 1. Mi sembra un argomento molto, molto strano, perché alla fine comunque il voto finale sul regolamento sarà del Consiglio, e quindi
cosa c'è di più valido e più solido del voto del Consiglio? E anche un altro argomento mi ha colpito molto. Dicono: questa commissione è un doppione della commissione 1. Beh, se un doppione avrebbero dovuto esigere allo stesso presidente della commissione 1, invece ho sentito dire che gli va bene qualsiasi presidente della minoranza. E quindi anche questa è una cosa un po' strana, no? Un ragionamento un po' buffo. Per concludere, visto che si fanno anche dei ragionamenti di ordine numerico, sarebbero 3 commissioni presiedute dalla maggioranza e 3 commissioni presiedute dalla minoranza. E questo mi sembra un po' una contraddizione in un consesso che comunque ha dei pesi democratici che emergono e sono il risultato di un voto. E quindi veramente ci sono gli argomenti che ho sentito mi hanno colpito molto per, come dire, un po' l'inconsistenza. Penso che la loro assenza qua, i loro interventi siano assolutamente strumentali, assolutamente privi di qualsiasi fondatezza oggettiva, che ogni occasione sia buona per fare della bagarre e che anche questa volta i dirigenti, l'assessore e noi capigruppo che abbiamo mantenuto la parola abbiamo dimostrato che dimostreremo col voto un segnale di correttezza e di praticità anche per quanto riguarda la giusta prosecuzione dei lavori.